del fatto che con i baffi e il buff sembro Che Guevara, penso, però in versione molto più brutta. Vabbè, siccome mi cresce la barba una volta al mese, ho approfittato di farmi sta cosa ridicola e orrenda perché stasera esco a cena, per cui volevo mettere in imbarazzo la mia donna. Affrontiamo questa questione. Oggi ti faccio vedere un po' di cose. Abbiamo qui un esempio, dove affrontiamo sia una cosa che ho affrontato e affronto poi in settimana anche con le mie persone. Minore melodico, primo grado, terza minore, quindi delta, terza minore, minor 7, delta quinta eccedente, quarto dominante, quinto dominante, semi diminuito, per cui parliamo di una scala maggiore con la terza minore in senso ascendente. Quella che viene sempre nominata la scala di Bach. La senti bene? Questa scala, quando noi facciamo un'analisi dei gradi all'interno rispetto a quella maggiore, dove abbiamo trovato sempre delle quarte giuste nel rapporto Do Fa, nel rapporto Re Sol, nel rapporto. Invece contiene due tritoni quindi vuol dire molto più colore, due tritoni semplicemente perché se tu fai ben caso sul sesto e sul settimo grado vedi che ci sono due accordi semidiminuiti, per cui è ovvio che tra il Si e il Mi bemolle, che è il terzo grado minore del primo grado, e tra il Si e il Fa, questo già crea due situazioni di tritono, per cui di un quarto e un settimo grado. Per cui ci sono molte più opportunità di colore, ma questa è una cosa che metteremo dentro come chicca per affrontare il tema del discorso. La cosa è che se ti faccio invece come esempio a livello proprio di analisi di utilizzo di questo blues jam track, ma chi se ne frega, penso che sia una cosa di Govan, forse utilizzata da qualche parte, è interessante perché questa c'è una modulazione di change su un Si minore e su un Mi minore. Per cui spero si senta bene. Adesso faccio un controllo. Al limite stacco per vedere il controllo del volume. Vediamo. Ok, parte. Senti qui, eh. Secondo grado. Salgo. Guarda bene. Senti? Avvertito questi colori? Te li faccio risentire, eh? Senza i change del, perché poi c'è stato un cambio tonale. Riascolta bene. Usato 3. Entro in tonalità. Salgo. È come l'effetto, ovviamente te lo faccio risentire ancora meglio. Siccome sto su questo E minor 7, è come se usassi una dorica con la nona bemolle. Ascolta bene, eh. Se voglio suonare rispettando semplicemente i change del tono,
minore che maggiore, 1, 6, 1, 6. Vedi che se voglio usare questa minore melodica, lo uso come secondo grado sus 9. Ovviamente conosco bene le diteggiature, no? Nel senso, perché siccome ne avevamo il primo grado detto in terza minore, secondo grado minor 7. Quindi mi titola a far sì che esso io lo possa interpretare in senso ascendente come facente parte di questa, ovviamente, re minore melodico. So benissimo che è un momento, perché in realtà è una mia interpretazione modale, eh? Attenzione. Come c'è il discorso dello spostamento dei semitoni, cromatismi, in and out, sposto, in avanti, la convinzione che io convinco te, tanto quanto sono convinto nell'interpretare quello che faccio, è ambivalente questo modo di operare. Ed è scritto ovunque, ed è una convinzione che ha portato nel corso del tempo tutti i musicisti anche che fanno fusion. Per cui è chiaro che questa cosa funziona nel momento in cui sei convincente tu, ed è una forma di linguaggio che sviluppi. Io non sono nessuno, per cui nel senso è chiaro che non potrei minimamente pensare nemmeno di paragonarmi a qualcuno che ha scritto qualcosa di importante nel corso della storia, che può essere uno come Coltrane o come Parker, però anche loro in certi periodi sono stati considerati delle persone che non erano di buon gusto o che potessero essere convincenti o appunto, cioè, titolati per essere considerati in un determinato contesto jazzistico. Addirittura negli anni 20 o 30 il linguaggio bebop veniva considerato non giusto e corretto nel mondo della musica jazz, perché è considerato fuorviante. Per cui considera quanto una cosa di questo genere sia fuori rispetto al considerare i centri tonali di re maggiore e sol maggiore. Quando faccio questo cromatismo considero già questa terza minore della minore melodica, perché è qua dentro che la faccio per salire. Senti, no? E quindi ti dai una spiegazione sul fattore che il cromatismo possa funzionare, perché è il secondo grado. Non lo faccio quando c'è il change del tono, perché sennò non ti gratifico.